Per questa ricetta ci occorre una cipolla bianca tagliata a fettine sottili, una carota tagliata a dadini e dell'aglio che dopo andremo a schiacciare, una bella fetta di burro, delle patate, del maiale, nel mio caso, in questo caso ho utilizzato della coppa che ho tagliato a cubotti e poi ho passato, come potete vedere, nella farina. Misto arrosto, olio extravergine di oliva, aglio in polvere, alloro, rosmarino, della curcuma in polvere e il sale. Andiamo quindi sul fuoco con una padella larga e comoda, insomma, antiaderente, con l'olio e il burro. Schiacciamo l'aglio e andiamo quindi ad aggiungere le nostre verdure. A questo punto vado ad aggiungere un po' di aglio disidratato. Il rosmarino e giusto una punta di coltello di curcuma. A questo punto ci vorrebbe del vino bianco, ma visto che non ce l'ho, lo sostituisco con della semplice acqua. Piego a metà una foglia di alloro secca e la vado ad aggiungere. Una mescolatina e ci vediamo dopo. È arrivato adesso il momento di aggiungere i nostri cubotti, di maiale. Aggiungo ancora mezzo bicchiere d'acqua. Anche il misto arrosto. E nel frattempo mi avvantaggio tagliando in piccoli cubettini anche le patate. Faccio cuocere un po', finché non arriva a questo punto e poi aggiungo ancora dell'acqua. Copro, con il coperchio e abbasso il fuoco al minimo. Una volta che si sarà creata questa favolosa cremina naturale, vado ad aggiungervi le patate. Cerco di amalgamare bene il tutto, aggiungo ancora dell'acqua. Lo so ragazzi, ci va parecchia acqua, ma fidatevi che ne vale la pena. E sempre lo stesso coperchio, sempre a fuoco basso, piano piano, dolcemente. Fino a che non sarà questo fantastico risultato. E il nostro spezzatino di maiale con patate è pronto. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale, seguimi su Facebook e Instagram, c'è anche la pagina di In Cucina con Noemi e ci vediamo alla prossima. Bisous mon cœur!